radio station, Radio Bruno. Ma questo è un ritornello davvero contagioso. Allora, quarto posto al Festival di Sanremo. Sanremo, premio della sala stampa Radio TV Lucio Dalla. Primo posto in molte classifiche, tra le quali anche questa di Radio Bruno. Primo posto al Controfestival degli ascoltatori di Radio Bruno. Buon pomeriggio, amici! Sono Nex, sono di nuovo ai microfoni di Radio Bruno per questa seconda puntata di Music Non Stop. Paolo alla regia, grazie. Vai con la sigla! Music Non Stop. Music Non Stop. Con Nek su Radio Bruno. E allora, spero stiate passando un bel pomeriggio. Noi ce la metteremo tutta per distrarvi, per farvi passare un po' di tempo dalle 17 fino alle 19 anche quest'oggi. E intanto voglio iniziare facendo i ringraziamenti, perché la puntata precedente è andata molto bene, ha incontrato il vostro affetto attraverso messaggi, i vocali, messaggi scritti, anche le vostre voci ho potuto ascoltare via telefono. Insomma, teniamoci in contatto, continuiamo a interagire, perché questo è il bello anche di Music Non Stop. E voglio ricordarvi come si deve fare. Allora, SMS per mandare vocali, possibilmente brevi, così abbiamo la possibilità di farli sentire, o di scrivermi al 348-255-9999, oppure parlarmi al telefono. Quindi non dovete chiamare il 348, ma dovete chiamare il numero che sto per dirvi, 059-64-1430. Poi c'è l'app gratuita di Radio Bruno e poi ci sono i canali TV. E io saluto tutti gli amici che mi stanno guardando in questo momento, perché hanno composto il 256, il 71 o il 683. Allora, grazie, ce l'ho fatta a dire tutto. Allora, anche questa seconda puntata di Music Non Stop sarà a tema. E stavolta, Paolo, io il tema lo annuncio così a schiaffo, perché non voglio le musiche da suspense. Dai, l'abbiamo fatto nella prima puntata e è giusto che oggi cambiamo qualcosa. Allora, il tema di oggi, ascoltatori, sarà... mi devi abbassare un po' la musica, voglio un po' di silenzio. Sarà... il chorus! Non avete capito, mi sa, L'inciso. Sono sempre un po' sul tecnico, non va bene. Allora, ve lo dico chiaro e tondo. Il ritornello. Oh, e credo che quando dico ritornello tutti quanti voi capite di che cosa stiamo parlando. Allora, abbiamo detto nella prima puntata in cui si è analizzato il riff che la canzone è struttura. È struttura. E normalmente quando si compone una canzone, io sono un compositore, quindi faccio più o meno così, c'è una strofa, la parte iniziale dove si inizia a raccontare la canzone, poi c'è il bridge o ponte, che è un vero e proprio momento di passaggio che serve a preparare l'ascoltatore a quella che sarà la grande esplosione, cioè il ritornello. È il punto della canzone più importante, dove voi ve lo terrete in mente, lo fischietterete, lo canterete sotto la doccia, insomma, una delle parti più importanti della canzone. Volete lasciarmi un vocale nei WhatsApp? Ricordo il numero 348-255-9999. Qual è il vostro ritornello del cuore? Ne avete uno? Avete una frase, una melodia indimenticabile? Dai, provate a pensarci e mi lasciate qualche vocale. O cantate i pezzi che siano brevi, perché così li ascoltiamo insieme e ne ascoltiamo più di uno. Allora, iniziamo questa puntata di Music Non Stop con lui. È in assoluto il re, indiscusso re, the king, e lo presento così a schiaffo perché in questo pezzo, se vi ho detto che esiste una strofa, un ponte, un ritornello, lui cambia le carte in tavola e parte direttamente con il ritornello. Sto parlando di Elvis Presley. Hound Dog, Mr. Elvis Presley. Allora, vi siete alzati, avete cominciato a ballare, perché vi voglio caldi, carichi, ragazzi. Abbiamo cominciato con il botto. Hound Dog è un brano originariamente, io ve lo dico per informazione, non registrato da Elvis, cioè Elvis è arrivato dopo, perché l'origine di questa canzone appartiene a una cantante afroamericana, tale Willie Mae Thornton, detta Big Mama, che dà vita a questo pezzo nel 1952. Dovremmo avere la testimonianza?
Capito? Qui, cavolo ragazzi, non si scherzava. Avremmo potuto scegliere tantissime canzoni di Elvis Presley, cioè il re del rock ci ha regalato veramente pezzi straordinari. Però insomma mi è venuta in mente questa perché cambia un po' i canoni che vi ho spiegato prima della concezione di canzone nelle sue parti più precise. Pensate che esistono più di 250 versioni diverse di Hound Dog, però diciamo che Mr. Elvis Presley l'ha portata veramente al grande successo. Vedo che il regista Paolo sta raccogliendo vocali, io posso già iniziare a leggere qualche messaggio. Ciao Filippo, baci da Cristina e famiglia da Villanterio. Ciao Cristina, allora, ciao Filippo, sono Viviana dalla provincia di Treviso, che bello rivederti, come stai? Sto bene, grazie, grazie Viviana. Qui stiamo andando avanti e stiamo cercando di passare un paio d'ore di leggerezza in questi momenti un po' affannosi, un po' complicati. Speriamo bene. Allora, il prossimo artista che voglio farvi ascoltare nel mio programma, i Music Non Stop, è un artista che ha fatto della sensualità una delle sue caratteristiche peculiari, oltre al fatto che è praticamente un polistrumentista straordinario. E anche qui l'inciso è la strofa e viceversa, cioè ha fatto presto, ha ripetuto più volte questa frase perché non poteva non essere ripetuta più volte. Stiamo parlando di Prince, the most beautiful girl in the world. Mamma mia, questa voce, questo artista che purtroppo non c'è più, ma ha lasciato delle tracce indelebili per chiunque, per tutti quanti noi. Questa era The Most Beautiful Girl in the World, stiamo parlando di Prince. Prince che ai tempi di questa canzone, parliamo del 1994, aveva deciso di cambiare nome e si faceva chiamare Tough Cup. E sono le iniziali di questo, The Artist Formerly Known as Prince. Evidentemente non aveva più voglia di farsi chiamare Prince, però insomma, nonostante tutto, il suo materiale non ha mai risentito di questo cambio di nome. E adesso dal 1994, anzi no, aspetta, ci sono due vocali, cominciamo a sentire anche le vostre voci. Vai Paolo, fammi sentire. Verrà il tempo di farti amare, per distrarti, commuoverti. Verrà il tempo, ci puoi giurare, se credi. Intanto chi è? Non ha lasciato un nome, no, non si sa. Allora, carissima, intanto tu hai citato un pezzo, un B-side, come si dice in gergo tecnico, non un singolo conclamato, ma comunque un pezzo che appartiene a un mio disco. Grazie di aver ricordato parte del mio repertorio. Sentiamo un altro audio. No, man, no cry. Ah, qui c'è. No woman, no cry. Grandissimo, mancano gli accendini accesi. Adesso si usano i telefonini. Ciao, con Bianca da Modena e Iris dietro. Grande Bianca, Iris, grazie. Fantastica, Bob Marley, ragazzi, non ce l'abbiamo in scaletta, mi sa. Però abbiamo qualcuno che arriva dal 1979 ed è un artista italiano che io conosco. E mi ricordo che quando ho iniziato a fare promozioni in Sud America e in Spagna, il suo nome echeggiava, perché praticamente lui aveva aperto le porte anche a Ramazzotti, a Laura Pausini, a tutti i cantanti italiani che sono riusciti a varcare i confini e ad andare anche in America, negli Stati Uniti. Tra i brani italiani più famosi in tutto il mondo di sempre. Lui ha venduto milioni e milioni di copie. Gloria, Umberto Tozzi, il grandissimo Umbertone. Allora, anche qui la strofa è talmente potente che ha inglobato in sé il ritornello, quindi anche qui sono state cambiate le caratteristiche della struttura. Praticamente non c'è più strofa, bridge e ritornello, ma è la strofa che è talmente potente, con questa parola gloria, talmente musicale, che fa tutto lei. Allora, un successo stratosferico in Italia, Europa e in tutto il mondo. Nasce in italiano, ma il pezzo Gloria è stato tradotto in inglese, in spagnolo, in francese, in svedese, in tedesco, ed è stato oggetto di innumerevoli cover. Credo che Paolo abbia qualche testimonianza e vogliamo farvi ascoltare qualche mashup della cover di Gloria. Sentite qui. Mm-hmm.
Beh, fantastico. Insomma, queste erano solo alcune delle cover eseguite di Gloria, come fu anche per Self Control di Raf. Magari i giovanissimi non se lo ricorderanno, ma noi millennials sappiamo bene di che cosa stiamo parlando. Allora, vedo che da casa arrivano già le prime chiamate, come per esempio Domenica da Casal Monferrato. Ciao. Ciao Filippo. Ciao cara, come stai? Mamma mia, sei il mio amore. Porca miseria, che bello sentirsi dire questo in tempi non sospetti. Grazie. Come mamma va? Mamma mia, sei troppo buono, Filippo. Mamma mia, ragazzi, così me la butti lì così proprio a brutto grugno? No, sei stupendo. Filippo, vabbè, ma si può far meglio, si può migliorare. Senti, Domenica, di cosa ti occupi? Attualmente sono a casa, però gestisco abbigliamento da donna. Ah, sei a casa per via del Covid, naturalmente, perché molti negozi sono chiusi. Sì. Tieni duro, Domenica, cosa vuoi che ti dica? Speriamo. Qua... Come? Sto tremando. No, tranquillizzati, tanto sei a casa tua che mi stai guardando a distanza, quindi. Beh, ascolta, ti sta piacendo il programma? Cosa ne pensi? Ti piace? Sei bravissimo, Filippo. No, a parte questo, ti sta facendo un po' muovere, eh? Stai ballando sulle note delle canzoni che facciamo ascoltare? Le tue canzoni sono stupende. Vabbè, non ce n'è neanche una di mie canzoni in programma. Sarebbe no, troppo. Sarebbe essere ego riferito, no, non va bene, dai. Senti, Filippo, io ti scrivo sempre sulla tua pagina ufficiale su Instagram, ma non mi saluti mai. Tesoro, adesso ti saluterò, non è facile rispondere e salutare tutti. Ricordati, e lo dico a tutti quanti, siccome stanno nascendo un casino di fake, le pagine originali dei profili sono quelle contrassegnate dal bollino blu, diffidate da tutto il resto, perché tutto il resto, tra le altre cose, è generato da intelligenze artificiali del cavolo. E mi sono trattenuto perché qui mi hanno ripreso e non devo dire parolacce. Domenica, ti ringrazio. Un bacio grande. Ciao. Guarda, mi sento un sogno. Ciao, cara. Grazie di essere intervenuta. Allora, io devo far presto perché sennò non sento tutti quanti voi. Per esempio, Ilaria da Napoli. Come sta? Pronto! Bene, tu come stai? Arravugliamo a Brajol, eh? Come va? Mi hai riconosciuto, o no? Ilaria da Napoli, aspetta. Ilaria da Roma, cisterna di Latina, è vero che è una mia grandissima fan, la quale si è trasferita a Napoli e poi ci spiegherà il perché, ma non adesso! Non adesso, perché non ci sarebbe il tempo. Stai bene, tutto ok? Io tutto bene, tu come stai innanzitutto? Non benissimo, sto scherzando, sto bene. Ma mi stai guardando o mi stai solo ascoltando? No, adesso ti sto ascoltando perché ti vedevo tramite il telefono. Vabbè, Ilaria, anche tu però, che cavolo ragazzi, devi anche guardarmi, vai, 250... Con il telefono, non mi prende la TV, caro, anche non mi prende il numero. È il numero, anche dall'app. Allora... È il canale, scusami. Ilaria, ti mando un bacio, grazie di aver chiamato. Tu ricordati sempre cosa sei per me, perché lo sai. Un fratello. Mi dici sempre che sono come un fratello. No, sei un fratello, ecco. Perché io ce l'ho un fratello, quindi so il bene. Tu sei sempre stato un fratello per me. Ok. Quindi te lo ricordi che ti voglio sempre bene e sei nel mio cuore. Io spero di vederti presto. Te lo restituisco con grande gioia e attraverso le canzoni che programmiamo, va bene? Grazie, ciao, ti voglio cara. Bene Filippo. Anch'io, ciao, grazie amore. Ilaria, ciao. Beh, insomma, dai, abbiamo anche qualche vocale? Dopo, lo facciamo sentire dopo. Allora, io non l'annuncio neanche questa canzone qua. Vi dico solo, ve lo ricordate il film Julia Roberts, Richard Gere? Lei faceva la squillo, lui era un imprenditore di successo, si sono innamorati. La traduzione è ragazza carina. Dai, metti su. Senti qua che riff. Il riff parla chiaro, ragazzi. Pretty Woman, Roy Orbison. Pretty Woman, Roy Orbison. Il brano è del 1964 ed è stato proprio il brano stesso ad ispirare l'omonimo film, quello con Julia Roberts e Richard Gere, che e chi ci segue da casa attraverso la televisione avrà visto appunto all'interno del video che c'erano alcune scene del film che era del 1990 ed ha avuto un successo planetario. Sapete che esiste una versione anche in italiano? Io non lo sapevo. L'ho scoperto qualche ora fa. Si chiama Sei il Solo e la cantava Eugenia Foligatti.
Sei il solo. Fantastica. Non conoscevo, un saluto a Eugenia se magari ci starà ascoltando, e comunque non sapevo dell'esistenza della versione in italiano, però so esattamente che ci sono 4 messaggi vocali che le persone ci hanno regalato, perché ho chiesto qual è il vostro ritornello del cuore. Cantatemelo, fatemelo sentire attraverso i vocali di WhatsApp. Vai Paolo. Alle volte il bello di me è che viaggi sempre sulle mie frequenze. Ah beh, questo è il mio pezzo, sei grande. Sei grande, ecco. Ma grande, ciao. Meraviglioso. Oh. Ma come non ti accorgi di quanto telecicale, cicale. Hai capito? E la formica. Buona festa del papà. Ciao a tutti papà. Grazie. Salutiamo tutti i papà, naturalmente. Ciao Phil, ecco. Sei bravissimo anche in questa veste. Respect di Aretha Franklin. Wow. Per me è il più bello. Beh, e ti aspetto sempre per quel caffè a buon porto. Bacione, ciao. Ciao cara, ciao, grazie di questo saluto. Bellissimo, insomma, abbiamo avuto un po'. Non sono riuscito ok, c'è stato un disguido tecnico, però insomma, grazie di questa partecipazione. Adesso c'è un appuntamento classico di Radio Bruno che eccezionalmente nella puntata qui di Music Non Stop, da uno alla volta si trasforma in due alla volta, però è l'uno alla volta. Guai. Peccato di presunzione, pensavo che ci fossero due collegati, ma ne è cascato uno dei due ed è rimasta Mariella da Monopoli. Ciao! Ciao Phil, ciao! Come stai? Io bene, tu Phil? Sto bene, io vedi. Bellissimo, mi diverto, poter ascoltare la tua voce. Sono contento, che si dice a Monopoli? È una grandissima... Che si dice a Monopoli? Siamo tutti pochino in ansia, però insomma, andiamo avanti, dai. Con forza. Bisogna cercare di andare avanti, pensare insomma che la salute resterà sempre la cosa più importante alla quale pensare. E io ho la fortuna di poter fare anche questo, vedi, sono in radio, sono in una dimensione che mi piace molto e spero di farvi compagnia, guarda. Assolutamente sì, è un onore, un piacere ascoltarti ed essere in tua compagnia. Sono contento. Di cosa ti occupi, Mariella? Allora, io lavoro nelle mense scolastiche e mi do da fare. Bene, assolutamente. Sì. Naturalmente anche voi siete in stand-by adesso, giusto? Adesso sì. Siamo in tre settimane fermi, insomma. Speriamo davvero che... Speriamo bene. I vaccini, anche questi di AstraZeneca, funzionino e non ci diano più nessun tipo di problema. Senti, grazie Mariella di questo tuo saluto in diretta e mi auguro grazie di... Grazie a te, per me è un onore. Dai, grazie infinite della tua chiamata. Abbraccio, un bacio grande. A te, ciao, Phil, grazie. Ciao. Allora continuate a chiamarci, a mandare i vocali allo 348-255-9999. Vi ricordo anche il numero di telefono per le chiamate in diretta. Quando è possibile noi vi facciamo entrare in Music Non Stop, 059 64 14 30. Risaluto tutti gli amici che ci stanno seguendo in televisione al 256, al 71 e al 683 del digitale terrestre. Adesso c'è un pezzo perché insomma noi nella prima puntata di Music Non Stop, parlando del riff, li abbiamo citati e torniamo a citare un gruppo straordinario che ha lasciato un repertorio immenso, ma non posso dire nient'altro perché questa canzone parte a schiaffo subito e si chiama Yesterday. Song 2, i Blur. Siamo sempre in Inghilterra, prima abbiamo ascoltato i Beatles e adesso questa giovane band, in realtà giovane non più, insomma una grande band degli anni 90. Io sono Neck, sono ai microfoni di Radio Bruno e sto avviandomi alla fine della prima ora del mio programma Music Non Stop. Allora abbiamo ascoltato i Blur, avete sentito, molto semplice, pochissima melodia. Inizia il pezzo con un riff di batteria, poi un riff di chitarra, poi il pezzo parte inizialmente con la voce di Damon Albarn. E l'urlo è l'inciso praticamente di questa canzone, dai connotati sempre un po' particolari. La Bibbia del rock britannica, il magazine New Musical Express, ha inserito questo tra i ritornelli più esplosivi di sempre.
Però attenzione, perché c'è una cosa da dire. Se negli anni 60 la contrapposizione era tra Beatles e Rolling Stones, negli anni 90, se eri fan dei Blur, non lo potevi essere degli Oasis. Oasis, è qui al ritornello, ragazzi, ci siamo, qui siamo ritornati sulla struttura, strofa, ponte e ritornello, l'esplosione della canzone. Don't Look Back in Anger è il primo singolo in assoluto dove a cantare non è Liam Gallagher, ma l'altro fratello, Noel, che tra l'altro è l'autore di tutti i pezzi di maggior successo della band. Tra l'altro qui, per questo pezzo qua, in tempi non sospetti, ha fatto una dichiarazione anche Sir Paul McCartney, dicendo: ragazzi, questo ritornello è uno tra i più belli di sempre. E c'è sempre stata questa familiarità tra Oasis e Beatles, cioè gli Oasis hanno preso moltissimo dai Fabulous Four. Vabbè, credo che ci siano due persone al telefono per parlare con me a Music Non Stop. Sto parlando della prima, Annalisa da Soliera, provincia di Modena. Ciao. Ciao. Ciao, ciao cara. Filippo. Come va? Ciao, tutto bene? Non c'è male, dai. Andiamo abbastanza bene, dai. Bene. Abbastanza bene, bene. Come facciamo per togliere l'abbastanza? Togliamo il COVID. Bisogna togliere il COVID. Dai, va bene, va bene, va bene. Quando si ha la salute. Quando si ha la salute, esatto, esatto. Esatto. Senti, Annalisa, voglio farti una domanda subito. Sì. Ma hai tu a caldo, così, a schiaffo, un ritornello del cuore, un pezzo che ti è rimasto profondamente dentro? Dai. Lo sono preparata. Dai, porca miseria, non ti ho beccato impreparata allora. No. Vai. No, no. Ma è una canzone, non so se si conosce, perché è di un cantante francese, si chiama Gims, è un cantante che mi piace molto. Ah, e un mio la oui. Canzone si chiama Brisé. Brisé? Come la torta Brisé? Sì. non lo conosco, ammetto di non conoscerlo, perdona la mia ignoranza, accidenti. Per me non è male, quindi sono contento. Quando avrai tempo, dacci un occhio. Me lo ascolterò e gli darò un occhio. Grazie Annalisa per questa tua chiamata. Grazie a te. Io ti chiedo l'ultimissima cosa, un favore grossissimo. Se mi puoi salutare una tua, una mia cara amica, che sì? È una tua super fan. Sì. E si chiama Stefania, abita in Francia, lei, e ti adora. Stefania è una persona speciale, bisou, guarda, unica, bisou. E ti di fare una dedica come riesci tu. Io non so parlare in francese, so no parlare... ma lei è italiana, è di italiane, quindi puoi andare tranquillo. Ok. Allora Stefania, ti mando un grande bacio qui dall'Italia, esattamente da Carpi, dai microfoni di Radio Bruno. Bisù, bisù a tout le monde, ok? Ciao. Grazie, Annalisa, ciao Stefania, un bacio. Grazie, un bacio, ciao, ciao. Ciao, ciao. E adesso credo che sia collegata con noi Sara da Modena, quindi giochiamo in casa anche qui. Ciao. Ciao. Ciao Sara, che bella voce squillante ciao. Hai. Grazie, sono un po' emozionata a parlare con te. Ah, che bello, beh, ancora creo emozione, capito? È un lusso questo. Love the way you lie, Eminem and Rihanna, collaborazione straordinaria in questo singolo di grandissimo successo, datato 2010, estratto dall'album Recovery, uno tra i più venduti di quell'anno. Oh, adesso vi dico questo, non muovetevi da lì, perché fra poco c'è la pubblicità, poi il notiziario e poi riprende la seconda ora di Music Non Stop. Watermelon Sugar, lui è Harry Styles e voi siete alla seconda ora di Music Non Stop in mia compagnia. Io sono Nek, ai microfoni di Radio Bruno. Abbiamo cominciato questa seconda ora con questo ragazzetto, il signorino ha 25 anni e una fanbase impressionante in tutto il mondo. Vi ricordo che Harry ha avuto il suo grande successo facendo parte della boy band One Direction. E poi, insomma, c'è stato lo scioglimento e lui credo abbia portato avanti con grande dignità fino ad oggi la sua carriera, sta portando avanti la sua carriera da solista. Tra l'altro, il brano che abbiamo appena ascoltato ha anche appena vinto un Grammy come miglior performance pop solista. Insomma, ragazzo, bisogna fargli un grande applauso. Allora, grazie della partecipazione in questa prima ora di Music Non Stop. Continuate ad essere presenti con me, mandatemi dei vocali nei quali mi fate ascoltare il vostro ritornello. Ah, apro e chiudo parentesi, questa puntata di Music Non Stop ha come tema il ritornello, la parte più importante di una canzone. Vi ricordo i contatti 348-255-9999 per gli sms, al telefono risponde il numero 059 64 14
14.30. Per chi ci segue in TV, ai quali mando un grande saluto, il digitale terrestre, il 256, il 71 e il 683. Adesso entriamo in un mood, ragazzi, che si chiama tormentone. Dai, il tormentone è il ritornello che entra nel vostro cervello e non ne esce più, al punto che quasi, cioè, vi stancate di ascoltarlo. E adesso noi facciamo un salto nel passato, perché andiamo nel 1983 e io me lo ricordo bene perché è parte della mia infanzia. Questo pezzo passava in radio ogni secondo. Loro, pensate, sono due fratelli di Torino e rispondono al nome Righeira. Facciamo partire? Vamos a la playa, Righeira. Avete sentito il ritornello? È tutto ritornello questo, si fissa nel vostro cervello e non smettete più di cantarlo, ma proprio vi assilla. Playa, oh, 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 oh. Cioè, avete sentito la strofa un po' in spagnolo? Io la prima strofa non l'ho tanto capita, però insomma, io ricordo che quando andavo in promozione in Spagna, qualcuno cantava Vamos a la playa, ma dei Righeira ricordiamo anche No tengo dinero. Oppure L'estate sta finendo. Insomma, stiamo parlando di un duo che ha fatto veramente la storia dei tormentoni. Tra le altre cose voglio ricordare, Righeira è un duo torinese, si chiamano Johnson Righeira e Michael Righeira, i nomi sono tutt'altro che torinesi, però sono stati prodotti dai La Bionda. I fratelli La Bionda sono un marchio storico nelle edizioni, nelle produzioni musicali. Avevano uno studio che si chiamava Logic, io, Laura Pausini e tanti altri abbiamo registrato in quello studio. Indimenticabile l'atmosfera che si respirava, voglio ricordarlo perché ormai gli studi di registrazione, insomma, non esistono più. So che ci sono dei vocali e voglio sentire che cosa mi avete lasciato. Vieni principessa, ti porto via Masini, com'è. Te la ricordi questa canzone? Me la ricordo, bellissima, sì. Quando l'hai cantata con Masini, stupenda. E mentre il mondo cade a pezzi, Mengoni, io compongo nuovi spazi e desideri che... Ciao Nick, per me il massimo è questo. Miserere, misero me, però brindo alla vita. Cavolo, ciao, Zucchero. Ciao Nex, sono andato dal Canada. Io purtroppo non so cantare, quindi non canterò il ritornello, ma nel 1997 il mio ritornello preferito era questo. Vai. Consideratemi sparita. Mamma mia, qui c'è un pezzo mio, è un B-side di un album che si chiama Lei, gli amici e tutto il resto, si chiamava proprio Solo, tra virgolette, consideratemi sparito per un po'. Grazie di questi vocali, fantastico. Poi ne raccogliamo anche altri e continuate a stare connessi con noi perché mi piace la vostra voce, cioè dà calore al programma. Allora, abbiamo ascoltato il tormentone di qualche anno fa. Qualcuno giovanissimo magari non era ancora nato, ma ripeto, qualche persona della mia età se le ricorda bene i Righeira. Però andiamo ai giorni nostri, perché recentemente i tormentoni estivi sono stati portati avanti da cantanti italiani che hanno miscelato linguaggi pop con linguaggi dance, musica latina e reggaeton. E non possiamo, a questo punto, se si parla di tormentoni, non farvi ascoltare un pezzo che ha come titolo due città, due metropoli, Roma, Bangkok, e stiamo parlando di Baby K and Juicy Ferrari. Questo è uno dei pochissimi brani ad essere stato certificato disco di diamante, ma non come album, quindi solo come singolo. E poi aspetta, perché le ragazze hanno quantificato 270 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ascolti impressionanti. Io, per fare 270 milioni,
Cioè, boh, non lo so, devo inventarmi. Mi devo attaccare con le mani al traliccio dell'alta tensione e prendere fuoco. Vabbè, so che abbiamo due persone che ci stanno ascoltando e che sono collegate al telefono, tipo Antonella da Ferrara. Pronto? Ciao Antonella. Ciao Filippo, come stai? Sto bene, e tu? Bene, tanti auguri per la festa del papà. Grazie, grazie cara, grazie infinite. Senti cara, ascolta, ti volevo far fare un attimo gli auguri da mio nipote. Sì, dai. Ciao, chi sei? Come ti chiami? Federico. Ciao Fede, come va? Bene. Quanti anni hai Fede? 10, quasi 10. Quasi 10, quindi hai quasi l'età di mia figlia Beatrice. Stai ascoltandoci o ci stai vedendo anche in TV? O mi stai vedendo anche in TV? Mi senti? Pronto, pronto? Sì, sì. Ma mi stai vedendo o ascoltando? Ci sto ascoltando. Ah, ok. Ti piace le canzoni? Ti è piaciuta Roma Bangkok? Sì, dai, la conosci bene, no? Non favella. Antonella, io ti mando un grande abbraccio. Oppure ti va di ricordarmi un ritornello tuo del cuore che vuoi farci ascoltare al volo? Non sono intonatissima. È uguale, non importa. Non cerchiamo l'eccellenza qua, eh. Vai. In mezzo alla tempesta noi siamo ancora, tenendoci più forte per non perderci. Ah, beh. Cambierà, cambierà. Grazie cara, tu hai citato un mio pezzo che si chiama Perdonare, grazie infinite per questa, grazie, ciao Antonella, ti mando un bacio, saluta Fede, ciao, ciao ciao. Vedo che è collegata con noi via telefono anche Terry da Bologna. Terry? Sì, ciao. Ciao, come va? Ti ho disturbata? No. Stavi no, facendo altro? No, no, no. No. Ero qui che ero in attesa, aspettavo. No, ah, no, no. Brava, vai bene ad aspettare, bisogna sapere aspettare nella vita. Io sto ancora imparando a usare la pazienza. Senti, mi stai guardando o mi stai solo ascoltando? Ti sto guardando. Wow. E ti devo fare i complimenti, perché veramente io non sono mai a casa perché sono sempre al lavoro. Sì. Ovviamente in questo periodo siamo chiuse e quindi Di cosa ti occupi? Terry, di cosa io ho un centro estetico insieme a mia figlia, siamo una ditta io e lei, okay. E mia figlia, okay. E niente, e ovviamente insomma siete fermi, siete in stand by, siamo ferme e vabbè, come dici tu, bisogna avere tanta pazienza e attendere. È una cosa sulla quale ho imparato a lavorare io, poi col mio incidente alla mano ho dovuto avere a che fare con la pazienza e credo che sia una qualità da migliorare ogni giorno. Ci sto provando io naturalmente, ancora con scarsi risultati, ma insomma dai, qualche piccolo passo avanti c'è. Senti Terry, parliamo di cose che più allegre. Te la senti di accennarmi qualche ritornello tuo del cuore, qualcosa che fa parte della tua vita? Perché una canzone è più di una canzone. Allora, io non sono intonata, ma però è uguale. Io penso di essere stata una delle prime fan di della Bertè. Loredana, quindi, grande! Io una canzone che ho nel cuore, Sei bellissima. Sei bella, vai, fammi sentire. Ecco, bravo, cantala te che sei più bravo. Voglio sentire un accenno, dai, un pezzettino piccolo, Sei bellissima. Sei bellissima. Te la dedico, Terry, te la dedico, va bene? Grazie. Figurati, un bacio, un piacere. Un abbraccio. Ti mando un bacio anch'io. Grazie, in bocca al lupo per tutto e buona pazienza anche a tutti quelli che sono costretti a usarla in questo periodo. Sei bellissima, l'ha ricordato la nostra ascoltatrice, una canzone d'amore. Io vedo qui che c'è una canzone d'amore in lista. E che canzone, ragazzi, un brano pop al 100%. Vogliamo farlo partire? I just called to say I love you, Stevie Wonder. Ne parlavamo con Paolo a microfoni spenti. Questo è un ritornello che si ripete, ma non stanca mai. E quanti anni ha questa canzone? Tra le altre cose, tra i pezzi meno soul e sperimentali di Stevie Wonder. Infatti la critica non fu particolarmente esaltante, non lo apprezzò tantissimo. Ma cosa può importare la critica quando questo pezzo, no, entra nelle classifiche per settimane,
per settimane non solo negli Stati Uniti, ma anche per la prima volta in Inghilterra. E cosa può fregarcene della critica quando questo è uno dei brani più di successo di Stevie Wonder e gli ha valso anche un Oscar e un Golden Globe. Oggi non riesco più a parlare, che cazzo succede? Dovevo dirlo. Scusate, ma lo dovevo dire. Scusate, blablabla. Ogni tanto mi si pianta la lingua. Vogliamo partire con il prossimo? Because the night, Patti Smith. Io sono Nick e sto parlandovi da Radio Bruno, il mio programma si chiama Music Non Stop e noi stiamo parlando di ritornelli. E il ritornello nella canzone è la parte più importante, come lo è anche in Because the Night. Questo pezzo è del 1978 e lo sapevate che chi l'ha scritto non è stato Patti Smith, ma il boss Bruce Springsteen. Cara Patti, che ci starai sicuramente ascoltando, se non ci fosse stato il boss, adesso io vi faccio ascoltare la versione originale, sentite. Anche in musica, io non sapevo questa cosa, devo ringraziare Paolo, il regista del programma, perché mi ha informato e abbiamo subito messo in scaletta questa versione del boss, che spesso la fa in concerto, che se calcolate che il boss si fa performance da tre ore e mezza, ci infila anche Because the Night. I due si trovavano in studio, uno nello studio A, l'altra nello studio B, il boss si è accorto che il pezzo non poteva entrare nel suo album e ha detto, sai cos'è? La do a Patti Smith, e Patti Smith ne ha fatto uno tra i brani di grande successo della sua carriera. Abbiamo dei vocali, se non sbaglio, giusto Paolo? Sentiamo un po'. Sai che amarti non è mai abbastanza, è che tu sei tutto quello che mi manca. Ciao Cinzia da Cavezzo. Ciao Cinzia, un bacio. Per lui poi comprerò sempre sacchetti di popcorn, potrà spargerli in macchina. Ma che caro, brava! Ciao Radio Bruno, ciao Nick. Ciao. Sono Anna Maria, pugliese trapiantata a Bologna, e posso dire sicuramente che come ritornello straniero ho in mente quello dei Green Day di Basket Case. Do you have the time? Siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Ma questo ha usato un harmonizer, cos'ha usato? E telefonando io potessi dirti questo, addio, attenzione. Ti chiamerei. Ehi, qui andiamo. Ciao Filippo, con amore dalla Puglia, da ciao. Putignano Bari, ciao. Ciao cara, ciao, saluto tutta la Puglia, che spero insomma in tanti ci stiano seguendo. Stai telefonando ragazzi, sapevate che la canzone è stata scritta da Ennio Morricone e non sapete che lui si è ispirato alla sirena della polizia di Marsiglia. Ba, 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 ba. Pare che insomma le notizie siano queste. C'è Cristina da Bologna che ci sta seguendo e vuole parlare con me. Io parlo sempre al plurale perché vedo Paolo dall'altra parte, insomma. Ciao Cristina! Ciao Filippo, come stai? Bene, te? Abbastanza bene, dai. Ma quelli abbastanza lì, come facciamo a toglierli? Perché non, dai, va bene, sto bene. Brava, così si dice, cavolo. Se stai bene ragione, è giusto, perché devi infondere coraggio nelle persone, dai. È vero, hai ragione. Dai, hai ragione. Senti, mi stai vedendo o solo ascoltando? No, ti sto ascoltando perché sto facendo i misieri, sto preparando la cena. Cosa fai di buono stasera? Dai, dimmi, dici. Pesce. Beh, ci sta, è venerdì. Bisogna mangiare pesce di venerdì. Esatto. Senti, ti va, mentre stai preparando il pesce, di farci ascoltare qualcosa così che ti viene in mente, un ritornello a te molto caro? Sì, ma dai, Prodi, la facciamo insieme, di una canzone della Romagna. Se la conosco, Romagna mia, Romagna in fiore, aiutami. E tu sei la stella, tu sei l'amore. Ricordiamo anche Raul Casadei che non c'è più, ma anche grazie a questa canzone. Anche a Mirko Casadei. Salutiamo Mirko, viva la Romagna. Tutta la famiglia, naturalmente, viva e viva la Romagna. Grazie per aver ricordato anche Raul e grazie per essere stata
con me qui in questo breve sipario. Speriamo di vederci anche nelle prossimamente. Certo, dai, certo che ci vediamo. Dai, dai, dai. Non dobbiamo mollare. Grazie, non Cristina. Mai mollare. Mai mollare. Un bacio. Ciao. Ciao. Grazie ancora della vostra, dei vostri messaggi d'affetto. Allora, il prossimo pezzo che voglio farvi ascoltare è un pezzo innanzitutto che ci fa fare un salto temporale non indifferente. Insomma, prima eravamo nel 78, adesso andiamo indietro di 10 anni, 1968. E il ritornello di questo pezzo è molto semplice e ci ricorda una parola fondamentale nella vita di una persona: freedom. L'immensa Aretha Franklin con Think, perché ci sta seguendo in televisione, avrà visto che insomma il clip della canzone fa parte di questo storico film The Blues Brothers, dove Aretha interpreta una moglie dal carattere forte, anzi fortissimo, e che ricorda al marito, ex collega dei Blues Brothers, che è bene che pensi, quando dice think vuol dire pensa appunto alle conseguenze delle tue azioni. Sì, è una donna dal carattere molto forte. Rimaniamo nel 1968, perché dalla penna di Vito Pallavicini e da un certo Paolo Conte nasce un pezzo che diventerà farà parte della cultura musicale, della storia della musica italiana. Non è un pezzo rock, non è un lento, non è una ballata, non è un liscio, ma è una specie di marcetta. Celentano decreta la fine di questa seconda ora di Music Non Stop sulle frequenze di Radio Bruno. Grazie a tutti quanti voi per avermi guardato, ascoltato, per essere intervenuti nel mio programma. Grazie infinite. Saluto e ringrazio Alessandro, Paolo alla regia, tutti voi di Radio Bruno che mi supportate e voi che date calore a questo mio programma. Senza di voi farei ben poco. Grazie, noi ci vediamo venerdì prossimo con la terza puntata di Music Non Stop, che avrà un altro tema ed è da non perdere. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. Noi ci vediamo venerdì prossimo, ma prima sono le 18:59:03 secondi. Ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!